What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che purtroppo sappiamo benissimo quello a cui abbiamo assistito due episodi fa e durante lo scorso episodio, dopo aver fatto una triste visita alla casa di Joel, ragazzi, è stato veramente molto emotivo come momento, perché comunque Ellie, per quanto forse stia cercando di non mostrare troppo le sue emozioni, evidentemente distrutta da quello che è successo, ma penso ragazzi che lo sarebbe davvero chiunque quando ti viene ammazzata così una persona a cui tenevi davvero dal più profondo del cuore. Per quanto a quanto pare comunque i rapporti tra Joel e Ellie avessero subito, così sembra, un piccolo allontanamento. Ovviamente questa cosa non ci è stata ancora spiegata, quindi probabilmente la vedremo più avanti. E una cosa interessante che è stata scritta nei commenti sotto lo scorso episodio è che è evidente che Ellie stia mostrando sintomi tipici del disturbo post-traumatico da stress, che è ragazzi un disturbo che ad esempio riportavano molti soldati che tornavano dalla guerra. Però non è necessaria per forza una guerra ragazzi per sviluppare questo disturbo, perché ovviamente penso possa essere causato da qualsiasi appunto evento estremamente traumatico, no, per una persona. E quindi penso che già ad esempio il tremore che ha nelle mani in certe situazioni sia appunto uno di quei sintomi, anche da quello che scrive nel suo diario. Quindi sono ragazzi dettagli che sono davvero molto molto specifici e particolari e che non bisogna tralasciare, perché sono anche questi piccoli dettagli che fanno un gran gioco. Piccola curiosità ragazzi, oggi fa estremamente caldo, per cui se doveste cominciare a notare che la mia faccia inizia a sciogliersi, non vi preoccupate assolutamente, perché è completamente normale. Una cosa che mi avete consigliato in molti è ovviamente di cercare di esplorare il più possibile, questo sempre ragazzi per farvi capire che leggo ogni singolo commento che scrivete sotto i miei video, e di questo davvero vi ringrazio perché siete in tanti. E quindi non vi prometto ragazzi che riuscirò a fare un'esplorazione veramente al 100% di ogni ambientazione, anche perché a quanto pare in questa parte 2 ci hanno messo di fronte ad ambientazioni anche abbastanza vaste, quindi avendo io del tempo limitato per i video ovviamente non posso dire di andare ad esplorare ogni angolo, però vi prometto che cercherò di fare del mio meglio. E quindi l'ultima volta ci siamo lasciati qua, stavamo uscendo appunto dalla sinagoga, siamo riusciti a raccogliere ragazzi la tanica che useremo per riempirla di benzina, però per quello dovremo andare verso il tribunale se non sbaglio. Quindi l'altra volta siamo arrivati qui con Dina che ci ha seguito sin dal primo momento. Okay. Depenna la cupola dalla lista. Okay, ora quindi cerchiamo il tribunale. Esatto. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Ok, quindi noi siamo esattamente qui. Il tribunale di preciso. Forse dovremmo appunto ragazzi considerare i posti che hanno un parcheggio, e quel posto lì effettivamente un parcheggio ce l'ha. Però è stata la stessa Dina a dirmi giusto adesso quello che voi mi avete ripetuto nei commenti, quindi cercare di esplorare il più possibile. Ovviamente ragazzi lungo il cammino verso il parcheggio cercheremo di entrare in ogni posto possibile. Quindi vai Dina, se non altro monta a cavallo. È strano girare una ZQ senza rumori di canne. O spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ proprio per questo motivo. Diventava sempre... Valiant Music Shop. C'è qualcosa di utile qui? Beh, possiamo vedere, vedete, evidentemente ragazzi arrivando in luoghi nuovi vengono anche segnati sulla mappa. Quindi vediamo un attimino se qua dentro riusciamo a trovare qualcosa. Chissà come doveva essere ai tempi. Devi metterti qui, suonare qualcosa. Con questi strumenti potremmo mettere su una band. Tu non sai suonare. E allora? Posso sempre imparare.
Certo, però devi trovare chi ti sa insegnare. Ellie ha imparato a suonare la chitarra perché Joel gliel'ha insegnato, quindi sarà, ragazzi, particolarmente legata anche a questa cosa qua. Mi pare ovvio. Allora, qua raccogliamo alcol, pezzi di straccio, apriamo questo cassetto. Oh, c'è una carta. Vediamo un po' cosa abbiamo raccolto. Deathworth. È interessantissimo che ci mettano anche le descrizioni. Guarda e tutto un po' il resto. Che cosa? Dove sei? Ah! Oh, wow, un ritmo a dir poco travolgente. Vabbè, dai, ci provava. Ho talento, ammettilo. Che ti sì, amo? Sì. Fa come vuoi. Formeremo una band. Beh, addirittura... puoi essere la mia groupie. La tua cosa? Sai, le band erano attorniate da fan sfegatate che le seguivano ovunque. Non è quello che sto già facendo? Beh, più o meno. Mm-hmm. Ok, allora, questo, ragazzi, è il primo negozio in cui siamo riusciti ad entrare. Cosa abbiamo qua? Che cos'era? Niente. Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Ricordate, ragazzi, quella canzone era suonata a Joel. Allora, da notare, ragazzi, che quando si cambia nota, o quello che è, la posizione ovviamente delle dita di Ellie sul manico della chitarra cambia. Thank you.
Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Sì. Che bello, ragazzi. Allora, questa è una scena che probabilmente, se questo posto non venisse esplorato, non si vedrebbe. Quindi sono scene un po' nascoste, probabilmente. Che danno sicuramente maggiore valore al gioco, alla storia. Cioè, momenti, ragazzi, di pura normalità, sembrerebbe, no? In una situazione del genere. È stato molto tenero. E quindi vi dirò che, per quanto magari questi momenti di nulla, tra virgolette, che poi momenti di nulla non sono, perché comunque arricchiscono sicuramente la storia, i rapporti fra i personaggi, eccetera. Quindi, se questi momenti, ragazzi, dovessero anche allungare la serie, poco. Vi dirò che poco l'abbiamo importa. Ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina. Quindi poco importa, ragazzi, se la serie dovesse allungarsi per questo. Io spero che voi siate d'accordo con me. Secondo me, ma... qui non resta altro. Ok, penso che ne valga la pena. Ne valga la pena comunque far sì che la serie duri un po' di più, ma non perdersi momenti simili. Quindi allora, vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Qui assolutamente nulla. Vediamo di qua se c'è qualcosa di utile. Un foglio che dice Another day in paradise. Accidenti, è proprio bello. Vero, era un artista quello che l'ha disegnato. Oh, quella. Ah, possiamo fare un bel disegno? Che belle ste cose, ragazzi, dai. Oh, Shimmer, ti muovi troppo. Che cosa bella, ragazzi. C'è pure sto dettaglio del diario, comunque, che lei annota cose. Una figata. Sto me lo momento... segno. Cosa? Un luogo nuovo scoperto, immagino. Ok, oddio, qua c'è uno scheletro. Dove siamo? Ok, siamo qui, ragazzi, nelle vicinanze. Comunque non dovremmo essere troppo lontani da quel posto col parcheggio, quindi forse siamo abbastanza vicini al tribunale. Qui? Cos'ha questo poveretto? Cosa dice? Colin, ho sentito dire che la Westland Bank... Cos'è? Parla di scorte in una banca. Io direi di controllare. Non è mai stata setacciata. Se è vero, sarà piena di scorte risalenti a prima del contagio. Io dico di provarci. Se trovassimo delle armi, potremmo venderle a dei tizi che conosco e pagarci la fuga da questo buco infernale. Avanti, bello, non ho le palle per andarci da solo. Aaron. Ok, quindi parla di scorte in una banca. E Ellie se lo segna sulla mappa, quindi è stato segnato. Dov'è questo posto? Ah, minchia, da tutt'altra parte, quindi dovremmo andare fin laggiù. Non sarebbe male, perché se parla di scorte che non sono mai state prese. Questo cos'è? Ormai non se ne vedono più. Ah, era uno scanner. Poggiare punti del dispositivo sulla pelle scoperta. Spingere la decisione. Controllare il valore sullo schermo centrale. Ok, quindi per gli infetti, quando ancora... Ragazzi, ok, qua ci sono un po' di cosette buone interessanti, Quindi ho raccolto tutto quello che potevamo raccogliere. È bella, ragazzi, pure questa cosa che lei dica questo, nel senso qui sembra non esserci altro, nel senso che almeno sai che di regola non hai altro da raccogliere. Quindi che modifiche possiamo fare qui, visto che abbiamo un banco da lavoro? Abbiamo 83 ingranaggetti, ragazzi. Magari, ragazzi, potenziamo la stabilità, dai, del fucile bolt action. Tanto comunque dovremo in un modo o nell'altro potenziare un po' tutto, ragazzi. Allora, se per voi va bene, questo me lo farete sapere ovviamente in commento. Potrei anche fare video, ragazzi, su The Last of Us che arrivano quasi a un'ora, perché solitamente mi fermo fra i 40 e i 50 minuti, perché non voglio appunto tediarvi con video troppo lunghi. Però se a voi la questione esplorazione non dà fastidio e vi vanno bene anche i video un po' più lunghi, causa esplorazione appunto, per me va bene, ragazzi, possiamo anche quasi arrivare ad un'ora se per voi non c'è problema. Quindi grazie ovviamente in anticipo, me lo direte voi. Allora, per quanto riguarda questa probabile banca, credo che sia il posto che ha segnato lì in basso, perché ovviamente quel punto interrogativo lì in basso prima non c'era, ragazzi. Quindi dovremmo andare in fondo di qua. Di cosa stavi parlando? Sì, giusto. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Oddio, ma chi?
teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bello avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate della prima settimana. Facevo scorte di cibo per paura che potesse finire. Me ne ero accorta. Non è vero. Certo, e mi chiedevo, chi è questa mingherlina che ruba la carne essiccata? Non ho rubato troppa carne. Belli pure sti dialoghi, perché allora ci siamo vicini, ragazzi. Dovrebbe essere questo edificio qua sulla destra. E questo è possibile? Che dobbiamo entrare qua? Ellie, Shimmer non si sente bene. Oddio, come? Perché? Cosa potrebbe avere? Una febbre da cavallo. Ah, cavolo. Va a Dai, cagare, questa Dina. È carina. Ho fatto prendere un colpo. Ma qua possiamo entrare, quindi. Ah, sì. C'è un'entrata un po' più segreta, ragazzi. Era un po' più nascosta. È incredibile. E qui... Nel senso di porca merda, potremmo finire schiacciate. Da un momento Rilassati. All'altro. Probabilmente è così da anni. Non può crollare proprio oggi. Credo. Le ultime non parole famose. Ma guardiamoci intorno, ragazzi. Allora, se ci sono davvero tutte le risorse di cui quel biglietto parlava, potremmo trovare un bel po' di roba interessante. Quindi, è proprio questa la banca, la Westlake Bank. Oh oh. Come vuoi. Allora, questa è stata Dina che è scesa da qua sopra e mi ha fatto via un colpo. Giubbotti antiproiettili. Ma tu guarda un po' che culo. Allora, immaginavo che questo posto sarebbe stato tipo infestato. Era abbastanza prevedibile. Non te fanno arrivare in un posto pieno di risorse senza metterti un po' in difficoltà, no? Facciamo una cosa stupenda. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Porca vacca, che cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Il coltello a serramanico è inutile contro i clicker. Ok, quindi a meno che non li possiamo uccidere furtivamente, così corpo a corpo con Ellie non possiamo fare assolutamente nulla, ragazzi. Quindi ci tocca stare un attimo attenti. Cioè, il fatto è che sono molto più sensibili al rumore, rispetto al primo, regà. Ok, cerchiamo di ammazzare almeno questo così, regà, perché sennò veramente ci possiamo stare 3 anni. Ok, via te. Mannaggia la miseria. Ma ci sta un clicker. Mannaggia santa. Dina, pensavo gli avresti sparato. No vabbè, possiamo lanciare bottiglie o mattoni per stordire i nostri nemici. Ok, allora penso che questo sarà più un dito al culo di quanto pensassi, ragazzi. Fatto sta che ovviamente mettono insieme runner e clicker per farti abbastanza girare le palle, perché se stai cercando di attaccare furtivamente un clicker ma c'hai un runner che sta girato esattamente dall'altra parte, quindi facciamo piano. Zitto, muori, grazie, ok, ce l'ho fatta, senza farmacelli. Allora, le molotov, ragazzi, sono sicuramente molto utili, ma non quando sono da soli, ragazzi, ovviamente, gli infatti. Cioè, sono molto più utili in gruppo. Non vorrei usare tutte queste munizioni che ve lo dico a fare, ragazzi, ma è andata così. Come al solito, la mia abilità di stealth lascia estremamente a desiderare. Ok, oddio, che è? Mamma mia. Ok, non ce ne sono altri. Ok, ho sprecato un po' di colpi, ma adesso possiamo girare, ecco, tranquillamente. Perché hanno le corazze? E vedere. Non sembrano soldati. Già. Che ne so. Non lo so. Magari qua in banca se le mettevano lo stesso. Boh, non ne ho idea. Comunque le banche possono essere soggette, no, ad attacchi, a rapine, eccetera, eccetera. Non lo so, vabbè. Comunque, allora iniziamo, ragazzi, a ficcanasare in giro. Già qua dentro non c'è un cavolo. Quindi magari mi sono rischiata fino a qua per risorse che forse poi sono state comunque raccolte da qualcun altro. Quindi allora, stracci. Qua abbiamo niente.
niente. Qua abbiamo niente. Di qua c'è qualcosa di utile. Vi prego, ditemi che andando di sopra troverò qualcos'altro. Perché già non vorrei davvero essere venuta fin qui per nulla, aver sprecato tutti sti colpi per una ceppa di niente. Allora, dovremo prendere le scale, perché mi sa che gli ascensori sono fuori uso. Qualcosa mi dice che sono fuori servizio. Qua che abbiamo? Dentro sta borsa, qualcosa di buono, qualcosa di fresco. Che dice? Cassaforte 60. Secondo me i tizi corazzati stavano rapinando la banca. Ah, ma ok, cavolo. Quindi al contrario, non erano indipendenti della banca. Quale? Quello con i rapinatori surfisti. Ah, sì. What? Bellissimo quello. Cambio della guardia ogni 2 ore al giorno, ogni 4 ore di notte, quindi 60-23-06. Cosa dice qua dietro? Beh, bla bla bla, ovviamente saranno le iniziali dei nomi. Nei 60-23-06 parla appunto di una cassaforte. Magari all'interno troveremo davvero qualcosa di utile. Quindi qua prendiamo questo, questo esplosivo. E sarà la combinazione di questa. Forza. 60. Bellissimo che gira intanto, ragazzi, la rotellina. 60-23. Ok, 06. Ci siamo? Vediamo se è giusto. Ditemi di sì. Perfetto. Sì. Wow. E ragazzi, riusciamo ad assistere anche all'apertura di un cavò di una banca. Cioè, le cose toppe. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Oh, dai, ce ne sta qualcosa di succulento. Oddio. Se non fossi venuta fin qui, ragazzi, non avrei il fucile a pompa attualmente, perché non so se magari ne avrei trovato comunque un altro andando più avanti, seguendo più la route principale, non lo so. Fuck this. Fanculo. Guarda quanti soldi. La sacca è piena. Peccato che oggi ci si pulisca le chiappe. Nel con vecchio quelli, mondo avremmo svoltato. Saremmo ricchi. Mamma mia, sì. Io qui nemmeno ci volevo venire. Quello stronzo di Neil mi ha incastrato. Diceva che la polizia era troppo presa a inseguire tutti quei malati. Diceva che sarebbe stato un gioco da ragazzi. E ovviamente sono arrivati quei bastardi infoiati e tutto è andato a puttane. È stato un inferno per me. Ho strappato via Kyle da morte certa e per i morsi quasi ci lasciavo il braccio. Poi i miei uomini mi hanno chiuso qui dentro. Quindi era stato morso, poraccio, ragazzi. Quando arriveranno gli sbirri, trascinerò nella merda tutti i miei cari amici. Nessuno può tradirmi. Dirò ai giornali e alle TV che Kyle Peters, Leon Trevis e Neil Grant sono dei codardi di merda. Peccato che avessero ragione. Peccato, mi dispiace. Oddio. Inizio a sentirmi strano. Sto sudando come un maiale. Il braccio che hanno morso è tutto rosso e scuro. Faccio fatica a concentrarmi. Merda, allora è così che funziona. Mi sto trasformando in uno di loro. Fanculo, se devo morire, morirò da uomo, cazzo. E quindi si è sparato. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. E magari si sentivano dei geni. Si è sparato in testa, ragazzi. Da notare il buco. Mamma mia, raga. I dettagli, signori. I dettagli. Allora, qua abbiamo altro. Dentro questa bella cassettina. Che cavolo. Cioè, almeno fatemi trovare qualcosa, no? Dentro queste cassettine semiaperte. Dai, su. Qualcosa di buono. Qualcosa di succulento. Qualcosa di ciccioso. Vabbè che siamo entrati qua dentro, ragazzi. Ho trovato comunque un bel fucile a pompa. Però mi aspettavo di trovare altro. Cioè, fatemi capire, io sono venuta qua solo per questo? Davvero? Cioè, io ho dovuto passare le pene dell'inferno per raccogliere solo il fucile. È vero che è una bella arma, ragazzi. Cioè, è una scoperta epocale, oserei dire. Ma qua dentro sembrerebbe non esserci altro. Che palle, dai. Non ci sto a credere. Che c'è? No, e dai, però mi dovete rompere i maroni pure quando devo uscire. Ok, forse possiamo aggirarli senza ammazzarli, ma io direi di... Comunque, Dina, stai a riparo, per favore, non ti fa vedere. Bene, zitta. Ah, tanto il clicker sta laggiù, almeno non ci vede. Comunque, ragazzi, allora Ellie ci ha provato a parlare della sua immunità a Dina, però lei non le ha creduto. Cioè, la storia era talmente assurda che ovviamente non le ha creduto. E io mi chiedo, in un modo o nell'altro, prima o poi, comunque verrà fuori, no? Allora, per chi non lo sa che lei è immune, comunque la cosa verrà fuori, no? Per forza. Ok. Tac e tac. Ditemi che erano gli unici due. Intanto, ragazzi, io sto cominciando a squagliarmi. Non abbiate paura. Qua fra PC e PS5 accesi. Per me possiamo anche andare.
Ok, perfetto. Quando mi danno il via, ragazzi, è una cosa stupenda questa. Una cosa bellissima. Che proprio te lo dicono: guarda, abbiamo visto tutto, non c'è più niente da fare. Vai tranquillo. Hai trovato tutto quello che potevi trovare. Cioè, questa cosa è meravigliosa. Meravigliosa, perché comunque, raga, di solito in un gioco, quando stai esplorando, immagina di vivere nel vecchio mondo, ti viene sempre il dubbio, no? Se hai preso tutto o meno. Non lo so. Prenderai una fattoria. Ma le fattorie esistono anche ora. Ok, tu cosa compreresti? Una nave spaziale. No, giusto, la fissa dell'astronauta. Ehi, è molto più fica della fattoria. La fattoria è più utile. Allora, vediamo un po'. Che posto da brividi. Quindi dobbiamo andare tutto dritto, ragazzi. Abbiamo trovato un fucile a pompa, quindi non mi lamento. No, vabbè, raga, dai. Cioè, pure questi commenti, davvero, su quello... Andiamo al tribunale. No, vabbè, raga, io... Cioè, io... No. È fantastico. Cioè, ditemi quello che volete, ma queste cose sono fantastiche. Cioè, il commento a caldo su quello che hanno trovato. Cioè, facendoci il dialoghetto. Il fatto che tu vai in un posto per esplorare e te dica: guarda, abbiamo trovato tutto, oppure guarda, possiamo andare... E così ti togli ogni dubbio se davvero hai raccolto tutto o meno. Cioè, è una cosa spaziale questa, non ci vuole. Allora, ditemi che è questo il tribunale? United States Courthouse. Credo proprio che sia questo. Forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? C'è scritto. Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ok, vabbè, lo diceva là sopra, ragazzi, l'abbiamo vista appunta prima che lo dicessero. Ok, quindi appunta tutto e qua sotto c'è il parcheggio, dovrebbe essere questo. Quindi il tribunale è proprio qui, ragazzi, e qua sotto c'è il parcheggio. Però, Ruston Coffee, questo è segnato sulla mappa. Direi che possiamo provare ad entrare, se si può entrare. C'è un modo per entrare? Beh sì, basterebbe sfondare la porta, la finestra che porta. Allora, qua che dice? Hey Davis, dovrebbero esserci delle provviste nei nostri vecchi rifugi del VLF. È uno sparo nel buio, ma ogni minimo aiuto è una benedizione. Prendi quello che trovi e vieni qui, al Serevena, al carburante. Pensiamo noi, Mike. Ok, questi sono comunque piccoli indizi, ragazzi. A Joel non piaceva il caffè? Scherzi. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Per me fa schifo. Sa di merda bruciata. Infatti, altro che gusto acquisito. Ma ragazzi, lui veniva comunque, cioè, dal vecchio mondo, quando il caffè si consumava tutti i giorni come se nulla fosse. Big Blue, che bella. Ne abbiamo trovata un'altra, ragazzi. Allora, parlava appunto, ragazzi, di VLF questo foglio. Per questo che è bene, secondo me. Ok, qua vedete, raga, pure questi dettagli. Sfondarla la vetrata del frigo per prendere quello che c'è sta dentro. Cioè, adoro tutto, adoro davvero tutto. Sto adorando tutto. Allora, pillolette, ottimo. Di qua che abbiamo? Ditemi che non c'è sta nessuno qua dietro, perché me ne vado. Puttana miseria! Tutto ok? Sì. Sembra come tutto ok? Questi posti? Non lo so, ma giuro che li detesto. Già sto sudando, ragazzi, se mi spavento, cioè, inizio a gocciolare fra un po', v'ho detto, inizio a squagliarmi. Non vi spaventate, ragazzi. Ma che cazzo hai combinato qua dentro? Che schifo. Va bene, allora. Non so cosa ho preso. E qua? Questa cos'è? Barcos. C'è scritto Barcos. Barcos. A cosa pensi che serva? Non ne ho idea. Forse per aprire un negozio. Cioè, perché ha la forma di un osso? 900 Merion e Sixth. Quindi abbiamo la chiave pure per esplorare un altro posto. Vediamo un pochettino che cosa ha segnato Ellie. Mi sta a piacere sta cosa, mi sta a piacere. Questa interazione comunque col mondo esterno, con i luoghi esplorabili. Vedete, è questo punto interrogativo che adesso sta sbrilluccicando. Quindi direi che prima di entrare al tribunale ce lo facciamo un giretto lì, ragazzi. Mi avete fatto venire voglia di esplorare un po' tutto. Perché, vedete, un gioco fatto così ti fa venire anche voglia forse di esplorare. Mi stavo lasciando dietro questi ingranaggetti. Ti fa venire voglia di esplorare, visto qui che le cose sono fatte così. Perfetto, fantastico. Vedete, sta conferma a me, mi fa sta bene. Allora, dritto, poi a sinistra di regola. Poi a sinistra intende in questa strada qua, suppongo proprio di sì. Mo mi ha fatto venire la curiosità. Barcos. Sentito? No. Sì, sentito. Sono giusto qua vicino. Viene proprio dal tribunale.
Che culo, ma tu guarda un casino, po'. Vero? Almeno siamo pronte. Madison and Sixth dovrebbe essere qua. Ci siamo proprio davanti, quindi vediamo un attimino. Qua la vegetazione l'ha fatta da padrona. Forse ci sarà un ingresso secondario, qualcosa. Vediamo un attimo di aggirare magari il palazzo, ragazzi. Magari riusciamo a trovare una porta. Barcos Deliveries. Ecco qua, è il posto giusto. 900 Marion and Sixth. Wow, quanto è preciso tutto ciò, signore e signori. E la chiave calza, cacchio, perfettamente. Vediamo cosa c'è qui. Spero niente di spiacevole, davvero, perché ne ho abbastanza di sorpresine sgradevoli. Se mi continua a spaventare, veramente mi posso sciogliere in diretta. Del VLF. Beh, il oddio, era comunque in quel posto dove parlavano di VLF. Mostre identici, considerano propaganda conigli. Del VLF. Mi ricordano le luci a Boston. Arruolati nel Washington Liberation Front. Quei bastardi dei corvi. Si definivano protettori della Costituzione. E chi erano? Ex membri della Fedra allergici alle regole. Vivevano di estorsioni e ognuno aveva il suo harem. Gente di classe. Cavolo. Già. Comunque interessante, ragazzi, anche il fatto che ci mettano tutte queste piccole curiosità nei dialoghi, no? Durante l'esplorazione. Cioè, ti invoglia a esplorare, perché comunque puoi scoprire anche cose nuove. Cos'è questa? Che cos'è? Sono piani per colpire un convoglio Fedra. Sembra un posto antico. Segna tutto, segna tutto. Secondo me non ci viene nessuno da anni. Nuova posizione. Proviamo a guardare sulla mappa, cosa? Cioè, raga, vedete, continuano a sbucare posti da visitare. Intanto finiamo di esplorare questo posto. Dopodiché direi comunque di andare al tribunale, ragazzi, perché dobbiamo raccogliere sta benedetta benzina. Comunque, con la benzina dovremo tornare a quel cancello iniziale che abbiamo trovato. E questo? Che ci faccio? L'equipaggio subito, ovviamente. Devo solo sapere a che serve. Goni e Ghost sarebbero impazziti qui. Fondina arma lunga. Chi? Chi? Due gatti che avevo prima di trasferirmi a Jackson. Ma non sembravano troppo disposti a venire con noi, quindi... A volte mi mancano quegli stronzetti arruffoni. Hai mai avuto animali? No. Non fanno per me. Ma forse quando sarà tutto finito prenderemo un cucciolo da strapazzare. Ok, ci sto. Ok, quindi andremo a prendere la benzina. Ma prima di tornare a quel cancello, ragazzi, magari potremo fare un salto appunto in questi altri due posti che sono stati segnati sulla mappa. Qui abbiamo preso tutto. Quindi qui abbiamo preso tutto, la conferma che cercavo, posizione mappa completata. Vedete, allora, probabilmente, ragazzi, il punto interrogativo col cerchio intorno indica quella che è la missione principale, perché c'era anche lì alla sinagoga. Per cui magari il gioco ti sta dicendo: se non vuoi esplorare gli altri posti, non ti preoccupa fino in fondo, perché magari possono essere considerati opzionali. Però visto che siamo vicini al tribunale e visto che è la nostra missione principale, andremo prima lì. Tanto dovremmo comunque tornarci al cancello, immagino che ci permetteranno di esplorare prima di poterci tornare. Quindi il tribunale è proprio qua. Tutto sbarrato. Dobbiamo trovare un ingresso laterale. O forse possiamo entrare dal parcheggio sotterraneo. Credo sia un parcheggio sotterraneo. Sarebbe questo. Vediamo un po', ragazzi. E dove stavo entrando prima di entrare al Russian Coffee? Dovrebbe... Ah, no. È chiuso pure qua. Niente da fare. Dove lo troveremo un ingresso? Magari da dietro. Tanto un buco da qualche parte ci deve stare. Probabilmente qua sopra. Vedete, questo camion messo così sembra essere proprio predisposto a farti salire. Proviamo a salire di qua e vediamo un attimino cosa c'è di interessante. Cosa abbiamo qua? Dite che si può aprire? Sarebbe troppo facile. Top. Già ci aspettano. Ci siamo. I clickerini. Oddio, raga, la situazione mi sa proprio che è una merda qua dentro. Tanto per cambiare. Quindi allora iniziamo ad avvicinarci piano piano, perché sti clicker sono particolarmente sensibili. Quindi facciamo piano, sperando non ci siano runner qua intorno. Allora lui adesso tornerà indietro, ovviamente. Ma almeno intanto mi sto avvicinando, sempre con tutta la cautela possibile. Dina, togliti un attimo. Allora, non so se questo... Oddio, no, non hai visto un cavolo. Ovviamente ce li mettono i runner, ragazzi. Li fanno andare in coppia, maledetti. Ok.
Cerchiamo di essere cauti, non facciamo casini. Non facciamo casini, allora al massimo. Però mi posso fabbricare qualcosa, scusate. Allora, intanto ragazzi, un medikit me lo farei assolutamente, visto che ci siamo. Una molotov, visto che ci siamo. E un altro medikit. Ok, così ragazzi almeno posso continuare a raccogliere risorse, se no me le lascio indietro. Comunque tanto i medikit servono, le molotov ci saranno situazioni in cui sicuramente serviranno. Quindi qua sopra sembra non esserci nulla. Uno dei runner dovrebbe essere qua intorno. Oddio, è qua. Ok. Perfetto. Alcol. Fantastico. Intanto guardiamoci un attimo intorno. Pillolette, altra roba. Tutta roba sempre utile, ovviamente. Ma quanto è distante il clicker? È proprio lì. Potremo muoverci comunque piano piano, non farci sentire. Mi auguro andargli incontro in maniera completamente folle. Ok, si è girato. Ma chi è sto casino? È un runner o è Dina che c'ha una colica? Non sto capendo. Ce la fo. Ok. No, credo sia un altro runner che si aggira qua intorno. Ok, e infatti è lì. Sì, pare che c'è una colica. Allora, non è un clicker, possiamo andare un attimino più veloci. E intanto questo farlo fuori, perché mette ansia. Metti ansia. Ecco, quindi fatte elimina. Così ci abbiamo un problema in meno a cui pensare. Quindi ok. Alcol, ditemi che li abbiamo finiti. Temo di no. Perché di solito, infatti, lo commentano quando gli infetti sono finiti. Ah, almeno qua c'è un po' più di luce. Allora, con questo possiamo andare un po' più spedito. Ce la fo. Ok, top. Perfetto, ditemi che era l'ultimo. Me lo dite, ragazze? Me lo confermate? Sono finiti? Credo di sì. Okay. Coraggio. Troviamo la Perfetto, benzina. Perfetto, la benzina. Sì. Intanto raccogliamo tutto. Chissà com'era far parte di una giuria. Divertente, penso. Ti siedi, esamini le prove, cerchi di capire chi mente. Dammi 5 minuti e un coltello. Poi ti dico io chi mente o no. Oh, okay. Ellie e i suoi metodi un po' più animaleschi. Vabbè. Allora, noi siamo entrati da qua, perfetto, quindi credo che qua dietro... me lo stavo a perdere questo bel colpo per fucile. Qua dietro non c'è nulla, in mezzo a ste panche... Nope, non c'è una mazza. Qua sopra anche sembrerebbe non esserci nulla. Qua spero di non essermi persa nulla, ma comunque un giro di ricognizione lo facciamo. Quindi mi chiedo in che posto abbiano messo la benzina in questo tribunale. Ma adesso ragazzi lo scopriremo. Andiamo di qua. Immagino proprio dovremo scendere. Ehi, aiuti, arrivo. Diamo una bella spinta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ora via. Oh. Ok, ottimo. Ditemi che di sotto non ce ne aspettano altri, vi prego. No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale. Ok, stracci. Quest'aria non mi sta piacendo. Cioè, tira un'aria strana qua dentro. Dopo la devo di tutta. Ah, qua ci sono solo fascicoli. Qui c'è stato un massacro. Oh, minchia. Mamma mia, ma li hanno tipo giustiziati questi soldati poveracci. Fedra. Guarda il muro. Un'esecuzione. Esatto, sì. Peggio di un'esecuzione. Li hanno crivellati. Le munizioni non gli mancavano. Beh, forse se lo meritavano. Forse. Benny, il VLF sta per vincere. La città cadrà da un momento all'altro. E se non lascerai la Fedra, non potrò proteggerti. Fino a qualche giorno fa pensavo di capire cosa ti spingesse a restare con loro. Ma dopo il massacro al mercato di giovedì, non so più come tu possa definirci assassini e illusi, senza ipocrisia. I poveretti volevano solo sfamare le loro famiglie. E oggi avete iniziato a espellere gente per presunta sedizione. È una condanna a morte. Ascolta, sei ancora in tempo. Metterò una buona parola. Vieni a Raston Coffee venerdì alle 2 da solo. Fallo, ti prego. So che hai paura, ma è l'unica via. La tua amica Sandra. Raston Coffee, dove siamo stati, ragazzi? Se l'ha cercata, qua. Direi. È giusto qua dietro, infatti. Vabbè, comunque, regà, questi del VLF non scherzavano.
Posso aprirla in qualche modo? No, forse soltanto facendo il giro. Posso entrare da qui, ovviamente. Basta sfondare il vetro. È diventato tutto così semplice. Cos'è questo? Manuali di addestramento sbloccano nuovi rami di sviluppo. Guida di sopravvivenza per la maggioranza silenziosa di Todd Garrett. Ok. Nuovo ramo di potenziamento, creazione. Oddio, in che senso, scusa? Sopravvivenza. Ah, qua ragazzi posso migliorare anche le altre abilità. Vedete, per esempio, incrementa la velocità di uso dei kit medici. Ad esempio, aumenta la tua energia massima, bla bla bla. Crea un potenziamento per l'arma da mischia, ripristinandone completamente la robustezza, incrementando notevolmente i danni inflitti. Cioè, comunque un sistema di miglioramento anche molto più specifico, cioè più preciso, no? Più ampio anche. Allora, io direi, ragazzi, questo di attivarlo. Basta avere 30 pillolette, noi ne abbiamo 96. Incrementa la velocità e l'uso dei kit medici. Comunque serve che sia veloce, quindi ogni volta che ne sblocchi uno si sblocca quello successivo. Perfetto, bello, mi piace pure questo. Allora, di qua non c'è una mazza, questa la possiamo sbloccare adesso, ovviamente sì. Qua dentro che abbiamo? È una cassaforte. Non abbiamo la combination. La combination sarà qua intorno. Vediamo un po' se la troviamo qui da qualche parte. Questo foglio cosa dice? Noti agitatori del VLF. I soggetti qui elencati vanno considerati bersagli prioritari nelle operazioni antiterrorismo. Emma Patterson, Jason Patterson, Marcus Wilson, Luis Sanchez, Isaac Dixon, Hugo Gonzalez, Alison Cole. Tolti di torno i Patterson e Sanchez, Dixon ha colmato il vuoto. Ora lui è il nostro bersaglio prioritario. Quindi possiamo girarlo. E qua cosa dice? Promemoria. Gli effetti personali confiscati ai sospetti vanno riposti al sicuro nell'ufficio. Il codice 8607-2022. Che cazzo ho detto 2022? Aspetta. Vabbè, niente ragazzi, 8607-22. Sta scritto pure qua. Era scritto tanto grosso. E questo? Può tornare utile. Certo. Gli è uscito pure un foglietto da dentro le chiappe, sto poveraccio. Che dice? Riservato agli ufficiali Federal Disaster Response Agency. Nota. Doveva per il comando essere un centrale della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. La cosa cominciare a essere preoccupante. Dobbiamo stare attenti. ZQ di Seattle compromessa. Ok, Jesse. Capitano Paul Douglas, nonostante i nostri sforzi, la zona di quarantena di Seattle sta per cadere nelle mani dei terroristi del Washington Liberation Front. Li abbiamo sottovalutati, perdendo il controllo di diversi punti nevralgici in città. Abbiamo attivato il piano d'emergenza e ci accingiamo a scortare il personale chiave fuori dalla ZQ tra 24 ore. Io resterò sul posto fino a evacuazione ultimata. Si è messo agli atti che ho sempre agito nell'interesse della città e dei suoi abitanti. Ora saranno liberi dalla nostra presenza e alla mercé del VLF. Vediamo come riusciranno a sfamare e proteggere migliaia di persone. Che si occupino loro del dissenso strisciante, che gestiscano quei fanatici religiosi. Prima o poi verrà qualcun altro a chiedere conto a loro degli errori compiuti o presunti tali. Vorrei esserci per vederlo quando accadrà. Tenente Carmelo Torres. Ok, quindi ragazzi, praticamente il VLF ha fatto una devastazione fondamentalmente. Mamma mia, allora 860722. Benissimo, l'apriamo tipo subito, tipo now. 860722. Tac, cosa troviamo di bello qua dentro? Allora, ingranaggetti, pillolette, alcol. Va bene, comunque ci fa comodo un po' tutto, quindi credo di aver preso tutto qua dentro. Ergo, ragazzi, noi dobbiamo ancora trovare la benzina, non vorrei dire, ma... Da che parte sarà la benzina? Il parcheggio. Ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Parcheggio. Beh, facoltà, scendiamo. Ragazzi. Seminterrato 1. Bisogna scendere fino al seminterrato. Oddio, dobbiamo scendere da qua. Aiuto. Piano. Mamma mia. Meno male che l'ascensore è già precipitato. Opla. Ah, dobbiamo scendere da qua. Perfetto. Abbiamo anche dell'acqua. Epico, epico. Non vedevo l'ora di venire. Che ci sarà qua sotto? No, 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 no,
Quanti sono? Gesù. Tu puta madre! E porco zio! Sto pure io nella merda! Aspetta! Mannaggia santa! Aspetta! Mamma ammazzatina! Ah, c'ho questa! Oddio! Da dove arrivano? Oh! Che? Da dove arrivano? Oddio, regà! Guai! Oh, non ce li ho più tanti colpi, Basta! Non c'ho manco più colpi per pistola, ragazzi. Anzi, per questa sì. Ok, arriva. Mamma mia! Che spargimento di sangue, Dio santissimo! Oddio! Direi che sono finiti. Quei Fedra non sono neanche usciti dal parcheggio. Cavolo. Minchia. Ora cerchiamo la benzina. Dio santo. Ok, allora ragazzi, siamo a quasi un'ora di registrazione. Io vi direi sinceramente, continuerei tranquillamente a giocare, però appunto non voglio che i video veramente, ragazzi, siano troppo lunghi. Se comunque a voi va bene la durata di un'ora, come vi dicevo prima, me lo fate sapere e prolungo un pochettino di più la durata degli episodi, perché comunque abbiamo visto, ragazzi, è bello esplorare. Non me lo aspettavo, considerando che a me di solito esplorare non è che va tanto a genio, però qua te lo fanno piacere, cioè è una cosa piacevole. Per cui non siamo ancora riusciti a trovare la benzina, che è la nostra missione principale, ma è stato appunto importante comunque guardarsi in giro, anche perché si trovano in ogni caso informazioni utili alla storia, che magari ti aiutano a capire di preciso sti WLF chi sono stati, cosa hanno combinato, ti aiutano a trovare posti in cui riuscire a beccare risorse, insomma, è comunque importante, come giustamente mi avevate scritto voi. Quindi come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri e suggerimenti qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e budosh a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!